Nel solco di una tradizione molto italiana, farò utilizzo privato di un luogo, in questo momento pubblico. A differenza di molti dei miei colleghi di Cineteca, la mia passione per il cinema non parte prestissimo. E, tra l'altro, all'università non ho studiato cinema, ho studiato altro. Più assidui frequentatori dell'Umiar diranno: si vede, magari. Mi sono innamorato del cinema nei primissimi anni del 2000, nei primissimi 2000, e mi sono innamorato del cinema attraverso Takeshi Kitano. Il mio primissimo libro di cinema, appunto non come testo accademico perché studiavo altro, è stato il primo manuale di storia del cinema giapponese, edito da Marsilio e scritto dalla professoressa Maria Roberta Novelli, per cui sono molto molto contento che siate qui questa sera, di avere qui a Lumiere ospiti la professoressa Maria Roberta Novelli per la presentazione del nuovo volume, Storia del cinema giapponese del nuovo millennio. Con lui, per presentare il libro, il professore Francesco Vitucci dell'Università di Bologna. Grazie mille. Grazie a te Paolo, intanto buonasera a tutti, benvenuti. Un grande ringraziamento a Roberta per aver accettato il nostro invito a presentare il suo ultimo lavoro qui a Bologna. Volevo giusto dare due informazioni prima di lasciare la parola alla professoressa Noielli, e dopo di ciò magari avremo anche un po' di tempo per porle alcune domande, questioni, e se avete voglia anche voi del pubblico di fare delle domande, siete assolutamente benvenuti, potete farlo alzando la mano. La professoressa Noielli chiaramente è conosciuta su tutto il territorio nazionale, è grande figura di mediazione tra l'Italia e il cinema giapponese ormai da più di 30 anni. È direttrice del Master of Fine Arts in Filmmaking all'Università Ca' Foscari di Venezia, è anche direttrice artistica organizzativa del Ca' Foscari Short Film Festival a Venezia, quindi vi invitiamo anche al Ca' Foscari Short Film Festival che sarà proprio alla fine di marzo, dal 22 al 25 marzo, di cui ho studiato. È membro anche della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche presso la Direzione Generale del Cinema del Ministero della Cultura. Questa sera chiaramente andiamo a presentare il suo ultimo lavoro, Storia del cinema giapponese del nuovo millennio, però molti di voi la conosceranno già anche grazie alle pubblicazioni precedenti, in particolare cito la Storia del cinema giapponese, sempre edita da Marsilio, di cui parlava prima appunto Paolo, Animerama, la storia del cinema d'animazione giapponese, sempre edito per Marsilio, Metamorfosi, Schegge di violenza del nuovo cinema giapponese, edito invece questo da Epica, e poi, che ha già presentato anche già a Bologna in varie occasioni, e di recente anche J-Movie, il cinema giapponese dal 2005 al 2015. Io chiaramente mi sono preparato, come vedete, una valanga di domande che chiaramente non farò, perché la professoressa Novelli chiaramente ci ha, così, ha organizzato una presentazione molto interessante che va a toccare un po' quelli che sono i cluster tematici dell'ultimo volume. Quindi, prima di tutto, a questo punto, come si fa di solito nelle presentazioni dei libri, poi abbiamo detto che poi a seguire ci sarà la proiezione del... Non l'hai detto, però c'è un bellissimo film che vi invitiamo a vedere, l'ultimo Yakuza. E a questo punto dicevo, come si fa quando si presenta un film, il pubblico a questo punto dovrebbe applaudire. Allora, sì, come avete sentito, il nome è Maria Roberta Novelli, ma tutti mi conoscono come Roberta, per cui non è molto più easy di quel nome così lungo. Vi voglio dire che il film che seguirà di me, che è l'ultimo Yakuza, nella versione italiana un titolo bruttissimo in realtà, perché quello originale giapponese e anche inglese è Primo Amore. Vi lo segnalo perché vi prego di vederlo con gli occhi di questo titolo, che è Primo Amore, perché è quello che è una bellissima, particolarissima storia Pastorago o d'amore. Hatsukoi? È Hatsukoi. Hatsukoi, E anche in inglese First Love, non è? ok. In Italia è diventato, come spesso accade, l'ultimo Yakuza. Però mi sembrava giusto sottolinearlo perché effettivamente il titolo è già, no, una marcia per entrare nel film in un qualche modo. Ecco, sì, ho preparato delle slide che però vorrei scorrere un po' velocemente, giusto perché so che parlando di nomi giapponesi o titoli giapponesi che spesso non sono neanche arrivati nelle nostre sale possono sfuggire, magari mettendole un po' a fuoco si possono visualizzare un po' meglio. Però se non vi spiace volevo dirvi e ripetere dei ringraziamenti di questo libro.
che veramente è scritto rubando informazioni e tempo a un sacco di persone in Giappone per molto tempo. I registi che sono elencati nei miei ringraziamenti iniziali sono stati stalkerati mostruosamente da me, rincorsi, mi sono aggrappata fisicamente a loro, tipo Hara Kazuo, addirittura mentre girava il film sul set, lui mi è tornato, ve lo dico. Sono stati tutti carinissimi, la maggior parte li conosco da molti anni, però veramente carinissimi perché grazie a loro ho potuto avere link di film non ancora usciti nelle sale oppure introvabili, le immagini che vedete che sono tutte donate, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra quasi improprio dire un libro mio, no, è un libro veramente collettaneo da questo punto di vista. E dunque, io volevo molto, spero brevemente, ma voi mi bloccate se vedete che, e anche voi se vi annoio, vi prego, perché non è un beneficio per nessuno annoiarsi su queste robe. Dammi un po' un'idea di cosa sta succedendo nel cinema giapponese negli ultimi 20 anni. Attraverso alcune linee principali, naturalmente, perché non è possibile andare nello specifico in breve tempo. Prima di tutto, neanche per fosse una coincidenza, si è accennato a Kitano prima, effettivamente Kitano è diventato, come voi sapete, uno dei nomi più celebri a livello internazionale. Però avete notato che è un po' che non è in giro, no? Come avete potuto notare, l'ultima partecipazione avrebbe dovuto essere quella per un premio al Paris Film Festival nella scorsa edizione, non è stato presente, però come cinema non lo si vede da un po' in realtà. Vi annuncio che sta per uscire il suo nuovo film, quindi quest'anno ritornerà sulle scene, non sappiamo in quale festival, non sappiamo come, però Kitano sta per tornare, ma di fatto è stato lui il nome più celebre per tanti anni, questo soprattutto a partire da Leone d'Oro che ha vinto nel 97. Alla mostra del cinema di Venezia con il film Hanabi. Allora, questo film qui, in effetti, è diventato, insieme ad altri titoli giapponesi, un simbolo di un anno molto particolare, perché nel 97 lui ha vinto il Leone d'Oro, l'anguilla di Aoyama, di Imamura ha vinto Cannes. Contemporaneamente in patria alcuni film hanno veramente sbancato il botteghino giapponesi superando i titoli americani in patria, no? Quindi è stato un anno davvero importante, un anno che ha segnato un cambiamento fondamentale nel cinema giapponese. E poi per quanto riguarda Kitano ha continuato ad avere grandi successi con alti e bassi naturalmente di consensi di critica, forse voi conoscerete Brother, conoscerete Dolls sicuramente, il bellissimo Zatoichi, tutti i film distribuiti nelle nostre sale, per cui questo indica la popolarità che aveva raggiunto. Ha avuto un periodo anche intimo dopo, che non è stato distribuito nelle nostre sale, sono questi titoli che vedete, Takeshi's Glory to the Filmmaker e Achille Tartaruga, presentati alla mostra del cinema di Venezia, ma hanno spiazzato un po' la critica per la loro poetica, no? Che un po' era lontana anni luce da quella violenza un po' così ipercinetica a cui eravamo abituati. Però naturalmente Kitano non è l'unico, credo che abbiate sentito di tanti nomi che girano nei festival: Kore-eda, Tsukamoto, Son Shion, e così Kurosawa Kiyoshi, Miike, eccetera. Normalmente si tende a vederli, ne parlavamo proprio con il signore poco fa fuori, si tende a vedere certi nomi prevalentemente in determinati festival. Dal Tsukamoto, il festival di Venezia, laddove Kore-eda prevalentemente a Cannes e così via, perché si crea una familiarità o anche di pubblico, se vogliamo, tutto questo. Però ci sono moltissimi altri nomi negli ultimi anni che fortunatamente hanno trovato un esordio importante. Credo che molti avete avuto modo di seguire anche voi. Poi ci sono le vetrine specifiche di Paris Film Festival con il suo continua ricerca sul cinema asiatico, che rappresenta un punto importante perché, come da manifesto della loro prima edizione, presenta quei film, così citavano ed è giusto, che gli altri festival snobbano, quelli ritenuti più commerciali, no? Quindi una vetrina in più. Allora, a parte questi nomi che hanno sicuramente un po' spaccato la scena internazionale, ci sono anche dei generi filmici giapponesi che hanno spaccato la scena internazionale e che sono arrivati moltissimo, con grande forza anche da noi. Uno dei più importanti è stato l'horror, vi ricordate? Soprattutto dalla metà degli anni 90 fino a 2006-2007 avevamo tutti questi horror meravigliosi giapponesi, non solo nella versione giapponese ma anche nei remake statunitensi, no? Allora, pensate che loro hanno una storia lunghissima in Giappone, addirittura di 200-300 anni fa per quanto riguarda la letteratura, il teatro, i fantasmi, tutte queste storie, ma anche come metafore politiche.
di avvenimenti molto importanti. Per esempio, il famosissimo Godzilla, questo grande gigante qui, e in realtà è del 54 il film. Immagino che tutti abbiate, ovviamente conosciate il nome, ma forse non tutti avete avuto occasione di vedere la prima versione, quella del 54, no? Molto brevemente, questo film qui è stato girato 2 anni dopo. Sì. No, volevo chiedere una curiosità velocissima, molto puntuale, anche perché non vorrei far tardare l'esposizione. Sì. Quindi il genere kaiju è a tutti gli effetti horror? Assolutamente sì. L'horror ha molte sfumature, può essere soprannaturale, può essere legato alla scienza, può essere psicologico. No, perché so che kaiju proprio etimologicamente è molto simile al nostro mostro, cioè comunque ha un'etimologia di stranezza o... Allora, in Giappone c'è una fortissima avversione nei confronti della scienza di stampo occidentale. Viene considerata irrazionale, fredda, a differenza... Le faccio un esempio molto veloce. Per quanto riguarda l'espianto degli organi da un corpo, no? Allora, secondo l'idea giapponese in generale, il fatto che in Occidente questa scienza, di cui pure i giapponesi sono pionieri, perché sono stati tra i primi ad effettuare l'espianto dei cuori per un trapianto, ritengono che la nostra pratica di espianto e trapianto sia assolutamente fredda e razionale, perché per noi un cadavere, una persona morta, è un cadavere. Cioè non ha più nessuna identità, non ha nulla. Nel caso dei giapponesi invece, quando una persona è morta continua a esistere, per cui per loro l'hanno definita addirittura in alcuni convegni il nostro atteggiamento scientifico rispetto a questo stampo qui, cannibalismo degli organi, ci hanno definito così, ok? Quindi da questo punto di vista la scienza di stampo occidentale fa sempre paura in Giappone e quindi spessissimo rientra nei film o nelle storie come elemento di orrore, proprio di orrore. Godzilla, che nasce nel 54, come dicevo, è stato prodotto esattamente 2 anni dopo la fine dell'occupazione americana in Giappone. Fino a quel momento lì non si poteva parlare di bomba atomica, era vietato, perché sennò si riconoscevano le responsabilità degli americani, non le esplosioni a Hiroshima e Nagasaki. No? A questo punto viene realizzato questo film. Il regista Honda era nativo di Hiroshima, e c'era tutta una serie di altre. E la storia che tutti conosciamo del primissimo Godzilla, perché poi c'è una mutazione, adesso le dico anche com'è, è di sperimentazioni atomiche sui fondali del Pacifico, ovviamente da parte di americani e britannici, cioè comunque di occidentali, con questo utilizzo freddo della scienza, che causano un assembramento di molecole, eccetera, che producono il mostro. Il mostro Godzilla, in giapponese si chiama Gojira, che è un incontro tra le parole gorilla e balena. Quindi gorilla per le fattezze antropomorfe, balena per le enormità, ma di fatto è un mostro assolutamente irrazionale, che violento, senza nessun sentimento. Cosa fa Godzilla come prima cosa quando emerge dal Pacifico? Si avventa sul povero Giappone, esattamente come era avvenuto con 7 anni di occupazione americana, perché il Giappone è stato 3 anni e mezzo in guerra e 7 in serie subiti di occupazione, per cui no? Quindi era anche in qualche modo un modo per dimostrare ancora una volta come la scienza occidentale produca questo. Poi, scusate se vi faccio perdere tempo, però contemporaneamente c'è da dire che per questo film l'America effettivamente andava avanti con sperimentazioni nucleari nelle isole Bikini, eccetera. C'era stato anche un incidente legato a una nave giapponese, eccetera. Quindi c'era il pericolo di una nuova esplosione nucleare in Corea in quegli anni, no? Quindi era un pericolo tangibile ed era horror. Era proprio horror allo stato puro. Il mostro che aggredisce. Però poi è cambiato Godzilla. Poi sono arrivati altri mostri. Godzilla era quello che proteggeva il Giappone da altri mostri. C'era uno anche con Godzilla che ha fatto figli, secondo me. Per cui era anche carino, eccetera, eccetera, eccetera. Paradosso, Godzilla è diventato americano, come sapete. Sì, prego. Posso dare un consiglio? Possiamo lasciare le domande alla fine? Perché abbiamo tantissime. Sì, volevo soltanto brevemente. L'ultima, poi andiamo avanti, perché abbiamo tante slide e tante cose. Nel recente remake, reboot, Shin Godzilla, forse ne è presente, certo. Di Hideaki Anno, un po' si è ritornati, ovviamente traslando in un contesto più attuale, allo spirito originale di Godzilla, e un po' di elementi horror sono rimasti.
soprattutto considerato la scena finale. Non faccio spoiler, però credo che lei possa capire. Allora, Shin Godzilla, a parte tutto che non è completamente un ritorno, perché ha ancora molti elementi, come dire, ruffiani verso la cultura occidentale, possiamo dirlo molto schiaramente, le ricordo che viene dopo il Fukushima, dopo l'incidente di Fukushima, che è il nuovo nucleare giapponese, con una variante non da poco, che mentre per quanto riguarda le esplosioni atomiche si dava la responsabilità all'Occidente, per Fukushima la responsabilità è tutta nipponica, quindi si è cercato una mediazione tra queste. Tenga presente che il primo Godzilla, quello del 54, che era appunto un j'accuse, un atto d'accusa ben evidente verso gli americani, di fatto ha un tale successo che viene acquistato, i diritti vengono acquistati dagli Stati Uniti, rimontato con l'aggiunta di una serie di scene interpretate dal famosissimo narratore Raymond Burr, americano, che faceva la parte del giornalista che si trovava lì, è distribuito anche negli Stati Uniti, quindi completamente edulcorato, dico, la parte, diciamo, accusatore iniziale. Poi, siccome il film finisce, posso fare spoiler su questo, con lui che viene distrutto, si crea il problema, oddio, ha avuto successo, come facciamo i sequel? E lo fanno rinascere. È un'operazione molto importante questa qui, però si è depauperata la sua funzione iniziale. Comunque, io parlavo di questo per dare una delle tante tipologie di horror che poi hanno avuto fortuna da noi, perché anche i film sui mostri continuano ad arrivare. Ci sono anche delle figure orrorifiche che non appartengono al tessuto culturale giapponese, per esempio una di queste è quella dei vampiri. I vampiri in Giappone non esistono, sono stati importati da Edogawa Rampo, un grande scrittore negli anni 20 del secolo scorso, perché in Giappone esistono invece queste figure di simil koboldi, gli yokai, no? Tra cui la donna vampiro, che si identifica anche con la volpe, tra l'altro, che di notte allunga il collo, raggiunge gli uomini e sa, li vampirizza, in pratica. Ma non esistono i vampiri veri, sono stati poi portati. Questa è un'animazione, adesso magari non perdo tempo. Oppure ancora l'idea di reincarnazione. Anche questa arriva, ma non è autoctona. Questo è un famoso film di Miche, di cui vedrete stasera un altro, un film passato alla Mostra Cinema di Venezia, bellissimo, di un uomo che si reincarna a distanza di 200 anni con la sua carica di violenza che l'aveva portato a una condanna a morte appunto a suo tempo e così via. Quello che è nuovo e che arriva poi da noi con un impeto incredibile è il nuovo horror che si crea a metà degli anni 90 e che funziona appunto nella sua popolarità anche per tutti i primi 10 anni del nuovo secolo. È un horror deciso a tavolino, un gruppo di registi, sceneggiatori, scrittori, autori di manga, eccetera, si mettono a tavolino e dicono come lo rifacciamo, questo horror. Allora, prima c'erano le classiche storie di fantasma, no? Come sapete, oppure fantasmi che spesso tornano per vendicarsi del torto subito in vita, eccetera, eccetera. Però, sapete, come nei nostri horror, uno se la deve andare un po' anche a cercare, tipo, non so, entra di notte in un cimitero oppure in un castello e quando proprio arriva il pericolo abbiamo questa musica che dà enfasi, no? Loro rivoluzionano tutto questo, fanno sì che gli horror non avvengano più in luoghi isolati, eccetera, ma nella nostra casa, nella scuola, nella strada sotto casa, i luoghi che frequentiamo, camera da letto, una casa qualsiasi dove sei entrato per un qualche motivo. Secondo, eliminano tutte le musiche di genere, tutte. Quindi noi quello che sentiamo è il rumore del, non so, il miagolio del gatto sotto casa, la porta che sbatte, ma non si sentono più queste musiche così. Soprattutto aggiungono un altro elemento fondamentale che dà poi, informa moltissimo sul senso di slegamento, secondo molti critici anche sociali del Giappone. L'horror diventa, io lo definisco wireless, virale, si trasmette con qualsiasi cosa. L'esempio più importante di tutto è dato dal famosissimo film Ring, da cui poi sono derivati cloni, ripetizioni, Cosa succede in questo film? Di cui adesso vi mostro anche una scena, sapete che potete anche far così se avete. Allora, Ring è un'idea formidabile di questo gruppo di autori, perché consiste, la storia è questa, chiunque veda il contenuto di una videocassetta, siamo ancora nell'epoca delle VHS, è destinato a morire in una settimana, a meno che non la faccia vedere ad altre persone. Solo così può salvarsi. Viralità. L'orrore arriva ovunque, senza bisogno di toccare, non c'è un contagio. Si arriva, ci tocca a tutti, e ci tocca nei nostri luoghi del quotidiano, capite? Appunto le scuole infestate, perché uno è entrato in quel bagno. Allora, questo che adesso vi mostrerò una scena, ha anche altre caratteristiche in questo nuovo oro. La prima, più importante, è che non vedete mai scene gore, sangue, orrore, niente.
non c'è questo. Cos'è che fa più paura in assoluto, ma questo in tutte le forme di orrore? Lo sguardo. Guardare. Guardare è un modo, un po' di una disamina del corpo umano anche. Infatti adesso vedrete la famosa Sadako, questa fantasma qui, che ha solo uno sguardo che uccide, ma uccide nel senso che lui è terrorizzato e avrà un infarto. Non che venga ucciso, coltellato, fiotti di sangue, niente di tutto questo. Questo cosa significa naturalmente? Che se il fantasma torna a vendicarsi di un torto subito, ciascuno di noi, andando a contatto con il colpevole in modo wireless, può subire le conseguenze di questa vendetta. E diventa infinitamente più terrifico, perché ci arriva proprio nel quotidiano. Vi faccio vedere questa scena. Allora, Ring, dunque, ha la storia della videocassetta e chi la vede vedrà la scena che state per vedere voi. Cioè l'uscita dal pozzo di questa ragazza, ingiustamente precipitata nel pozzo molti anni prima, che è ormai diventata fantasma, ha tutte le caratteristiche del fantasma tipico giapponese, la veste bianca, qui si vedono, non si dovrebbero vedere i piedi perché di solito i fantasmi non toccano terra con i piedi, no? La veste bianca è quella che si mette ai cadaveri prima di cremarli, okay? I capelli lunghi che hanno molte valenze in Giappone, anche lo slegamento sociale, eccetera, eccetera. Tutte le caratteristiche di questa ragazza che torna da fantasma per vendicarsi. E funziona, giusto per darvi un'idea di quanto sia impalpabile la violenza e fortissima allo stesso tempo, così, se posso permettermi di... Cioè. Allora, quest'ultima sequenza che vedete, come avete visto non c'è nessuna violenza affettiva, no? Contatto. Questo, vedete, questo virato in bianco e nero dal colore iniziale, era lo stesso tipo di operazione che si faceva quando si è finalmente potuto parlare delle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nel cinema del vero e anche nelle animazioni giapponesi, quando avvenivano le scene dell'esplosione atomica vera e propria. Di solito, esplosione, e tutte le immagini, ripeto, sia nel cinema live sia quelle bianche e nero, diventavano bianche e nero così. Quindi questo indica ancora una volta qualcosa che va oltre il vero e proprio sovrannaturale, si lega a molti altri contesti. Comunque questo film qui è stato evidentemente il successo primo e più grande, ma poi ne sono seguiti altri. Poi per avere il contagio bastava avere del cellulare, del call di Mika, sempre Mika, una telefonata che ti arriva che ti annuncia tumori, oppure entrare in una casa, The Grudge, entri in una casa e chiunque entri poi è costretto a morire, eccetera, 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 eccetera.
con la viralità. E la viralità naturalmente è sempre in ambienti domestici, è molto comune a tutti, quindi moltissimi altri sono succeduti. Alcuni con simboli legati all'acqua, voi conoscerete probabilmente Dark Water, che è uno dei più importanti titoli. Però quello che rende questi film un successo ancora più grande è l'identificazione del pubblico, e qui vorrei invitarvi per riflettere su tanti aspetti della cultura giapponese che ci arrivano anche in qualche modo, è quella legata alle cosiddette decadi perdute. Allora, molto velocemente vi spiego di che si tratta. All'inizio degli anni 90 c'è stato il crollo della cosiddetta bolla economica in Giappone. Guardate che siamo molto simili all'Italia e al Giappone, noi avevamo Tangentopoli e loro hanno avuto il crollo della... quindi una crisi economica ben forte, che ha completamente ribaltato la società giapponese nelle sue fondamenta, soprattutto ha fatto in qualche modo saltare la cosiddetta società legata all'educazione. Sapete, uno entra nella buona scuola, poi passa alla buona università, poi ha subito il buon lavoro. Questo vuol dire aggregarsi in gruppi compatti, a livello sociale, eccetera, eccetera. Quando salta tutto questo, cominciavamo noi a vedere i primi mendicanti in strada in Giappone, mai visti prima, davvero impressionante, eh? Così capisci che tutto è cambiato. I primi 10 anni sono stati molto destabilizzanti, e a cominciare dagli economisti li hanno definiti la decade perduta, quindi dall'inizio degli anni 90 al 2000. Poi si sono accorti che è andata avanti anche sul 2000 al 2010, è diventata le due decadi perdute. Adesso hanno cominciato a definire l'ultimo periodo come le tre decadi perduti. Quindi la società giapponese, credo si possa dire, che è completamente cambiata in questi anni. Perse tutti questi sensi di sicurezza, il cinema subito ci si aggancia per prendere moltissimi elementi. Questo in tutto l'ultimo ventennio. Soprattutto si cerca di aggregare laddove questa cosa va disgregato. Moltissimo cinema riguarda per esempio il mondo giovanile. Quali sono gli elementi di aggregazione più comuni? Lo sapete meglio di me. La musica, dove tutti si mettono insieme per formare il gruppo musicale, lo sport, dove ci si mette insieme per formare, tutti e due ambiti che permettono una formazione individuale, no? La musica e lo sport prevedono un lungo allenamento, una volta era lo spirito di abnegazione dei samurai, adesso invece è un modo per stare, per avere un senso, dare un senso alla propria esistenza, o è ancor più trovare una sorta di surrogato di famiglia insieme al gruppo. Finalmente si trova un aggregato. Altri film di grande successo, ovviamente, quelli che riguardano le storie di amore puro, che sono svincolate completamente dal contesto economico e politico. Sono sogni, si sa, sono tutti sogni, però sono importanti. Se poi hanno le note comiche, se hanno il musical che dà anche ottimismo, funzionano ancora meglio, naturalmente. Ma una delle, come dire, dei generi che si è fermato di più è quello che riguarda i gruppi criminali, che è il cinema che piace tanto a me, i gruppi criminali, soprattutto nelle aggregazioni giovanili intorno ai gruppi criminali, perché il Giappone ne ha sempre avuti, vedete, io qui ne ho elencate un pochino, a seconda delle epoche arrivano queste, come dire, mode, possiamo chiamarle così, no? I primi, che si chiamano Bosozoku, sono motociclisti stile Harley Davidson degli anni, esistono da molto tempo, giovanissimi, che imperversano per le città, fanno piccoli atti vandalistici, a volte anche un po' gravi, e così via. Tenete presente che tutti questi gruppi che vedete qui sono prevalentemente liceali, perché una volta che entrano all'università si reintegrano e non sono più criminali. Anzi, funziona al contrario, nel mondo criminale i giovani sono quelli che non sono riusciti a entrare all'università, per cui è una parentesi di vita, no? nello svolgimento. Come vedete ce ne sono tantissimi, ci sono state le Skeban, che era un gruppo di sole donne, anche queste criminali, poi sono declinate anche loro, sono arrivati gli Yankee, adesso ce ne sono tantissimi, gli ultimi sono questi Manjike Yankee, che sono quelli che vanno tutti nei social ogni volta. Hanno delle caratteristiche comuni, le avrete viste anche nelle animazioni probabilmente, non so, gli Yankee si mettono tutti accovacciati a terra, sono sempre seduti sulle gambe, hanno le divise tutte tirate fuori, così, con elementi aggiunti tipo il foulard rosso, sono delle divise vere e proprie, no? Sono sempre più numerosi e hanno informato sempre più il cinema contemporaneo, per esempio con le serie Crowd Zero, li trovate tutti in Amazon Prime, per esempio, così Crowd Zero, molto popolare anche da noi, dove appunto c'è la gang semicriminale e così via. Allora, per esempio, nel caso di Klaus Zero, qui vi volevo mostrare un piccolo trailer, è solo un trailer. Ci sono tanti elementi che è sempre di Mickey, quello di cui vedrete il film dopo, neanche farlo apposta. Sono tre film, due di Mickey e uno di un altro regista. Ah, ho sbagliato a scrivere, non è Yo-Yoda, ma è Toyoda, scusate, ho sbagliato a scrivere il cognome dell'altro regista.
Beh, questo film qui è che è composto da scene davvero adrenaliniche, di concerti musicali, con riprese a angoli estremi in tutto, colori eccessivi, la solita violenza di Mickey, eccetera, eccetera. È la storia di tutti i giovani, perché effettivamente è la storia di un ragazzo che entra in una scuola nuova, una scuola non ripetente molto buona, la stessa scuola che aveva frequentato suo padre, Yakuza, ora Yakuza, e il suo obiettivo primario è diventare il boss, il più forte della scuola. No? Vi voglio mostrare solo qualche immagine di questo trailer per darvi senso del ritmo, dell'adrenalina e quindi anche della fascinazione che esercita. Non dimenticare queste parole. Io ti supererò. Si sta avvicinando più di chiunque altro al controllo della scuola. Io voglio la testa di Serizawa! Vuoi davvero conquistare il suo usurato? E poi succedermi nell'organizzazione? Ti va di aiutarmi? E va bene. Pensavo saremmo stati amici per sempre. Non è me che vuoi. Scommetto che la vista dalla cima del Suzuran lasci davvero senza fiato. Adesso basta! E dici, perché stai dando i numeri? Beh, scusa, ma se non batto anche te non conquisterò mai. Devi rialzare! Puoi farcela! Genji! Fino in fondo! Quanto mi invidio, ragazzi. Vivere la vita sempre al massimo. Senza fermarvi. Close. Ecco, infatti continua, no? Continua come vi dicevo con altre, con... No. Allora, tutto quello, questa premessa molto velocemente per dirvi come ci sia necessità di trovarsi, fare il gioco, questo logato delle famiglie. Tenete presente che come in Italia, a metà degli anni 90, è aumentato vorticosamente il numero dei divorzi in Giappone. Quindi famiglie disgregate e così via, no? E quando manca l'aggregazione si formano delle forme di emarginazione molto forti. Qui vengono elencate le principali, il bullismo. Dopo il bullismo dobbiamo considerare altri gruppi un po' più specifici giapponesi, come i parasite single, cioè quelli, come vedete, che non vogliono andare a vivere per conto loro, continuano a vivere a casa dei genitori. Noi li conosciamo bene, vero, con i nostri mammoni. Lo so, però in Giappone era una novità, voglio dire, non c'era normalmente. I fritter, che sono quelli che non vogliono assolutamente l'impiego fisso. E se anche lo volessero, spesso non lo trovano perché ormai la società li ha portati a questo estremo. I cosiddetti NEET, cioè quelli che non fanno nulla, non studiano, non lavorano, niente di niente. E infine gli hikikomori, quelli che si chiudono in una stanza completamente avulsi dal mondo intorno, che diventano anche violenti verso le proprie famiglie, che spesso chiudono con le carte da giornale le finestre perché il mondo non entri dentro, che si alimentano solo dei fantasmi che arrivano attraverso internet. E il Giappone è un caso, è il paese in cui questi casi sono più numerosi, il secondo paese siamo noi italiani, okay? Perché noi sottovalutiamo queste cose. L'Italia è al secondo posto al mondo dopo i giapponesi per questi casi qua, quindi ci sono molti elementi in bullismo. Poi il bullismo, ci sono molti film dedicati, velocizzo un attimo perché vedo che il tempo sta correndo, a tutti questi gruppi, come vedete ci sono tantissimi tantissimi film. Molti film dedicati anche a un'altra forma di emarginazione, chi ha subito uno stupro difficilmente poi riesce a rientrare nella società. E anche qui molti film che non tendono tanto a denunciare gli stupri, quanto a far vedere quali sono gli effetti. Idem quelli sui suicidi. In Giappone il numero di suicidi è altissimo, indubbiamente, e soprattutto questo che vedete ad esempio è un punto ai piedi del Monte Fuji, famoso per i suicidi. La gente va lì e si lancia dall'alto. E poi c'è questa triste parata di scarpe di chi si è suicidato, che serve proprio come deterrente per uno che si vuole suicidare. Le vede, si spera che abbia lo shock e rinunci a questo istinto qui. Ma dall'inizio degli anni 2000 sono aumentati vorticosamente anche i suicidi collettivi. I suicidi collettivi sono quelli per cui si danno appuntamento come per i siti di incontri, per di dating,
si danno appuntamenti in internet, voglio morire, chi vuole morire con me? Ci si vede in 3-4, magari ci si chiude nell'abitacolo di un'auto con il monossido e si muore insieme. Morire insieme è un altro modo di aggregazione. Voi dite sì, l'unica volta che si vedono si uccidono insieme, ma c'è questo bisogno per alcuni di loro, al punto che nel 2003 c'è stato un picco preoccupante di questi suicidi collettivi. Anche qui il cinema ha dedicato tantissimi esempi. Poi ci sono quelli i casi di vendetta. Chi è emarginato dalla società e subisce dei danni della società si vendica. Molti film famosissimi come Confessioni sono arrivati anche sui nostri schermi, sono molto famosi anche da noi. Soprattutto c'è bisogno di formare delle famiglie, anche perché le famiglie sono disgregate e ci sono tantissimi film che tendono a formare delle famiglie particolari, surrogati di famiglie, persone sole che decidono di vivere insieme. Uno dei maestri in questo senso sicuramente Kore-eda. Kore-eda non propone l'idea classica della famiglia, e per questo è un errore spesso affiancare il suo cinema a quello di Ozu. Perché Kore-eda riformula l'idea di unione, anche il suo film vincitore a Cannes, Un affare di famiglia, il titolo italiano. Cioè, non è una famiglia canonica. Io amo sempre dire questa cosa. In giapponese famiglia si dice kazoku. Okay? Kazoku vuol dire letteralmente la troupe, il gruppo della casa. Che siano parenti o non parenti, non c'è di questo. Poi io, questa è un'idea che mi è sempre affascinato. Poi a un certo punto ho detto, ma qual è l'etimologia di famiglia? E famiglia è la casa degli schiavi, lo sapete? Quindi anche lì, anche noi in realtà non avremo consanguinità, ma un senso di dipendenza o viceversa, come nel caso giapponese, di legame. Quindi non è necessario essere parenti per costituire una famiglia. E infatti moltissimi film, per esempio questo di Aoyama, che è stato iper premiato a Cannes, sono esempi di famiglie molto particolari. Ci sono anche quelle alterate, le madri che uccidono, eccetera, tipo questi che vedete qui, ma oppure Visite o chiudi Miche, sempre lui. Però normalmente si tende a aggregarsi. Vado avanti un po' più velocemente, scusate perché ho visto che ho il tempo. Tsukamoto Shinya, che Tsukamoto è uno dei grandi registi che passa sempre a Venezia, e che ha girato tanti film, sempre presentati a Venezia, ha esordito alla fine degli anni 80 lanciando il cyberpunk giapponese. Okay? Quello che lui ha proposto allora è ancora incredibilmente, tangibilmente reale e contemporaneo, anche se prima parlava della trasformazione del fisico in metallo e adesso parla della trasformazione del fisico per colpa della guerra, perché la guerra modifica la vita, modifica quant'altro. Vi pregherei di seguirlo lui, perché è davvero uno dei registi più intensi, più interessanti apparsi sulla scena giapponese negli ultimi 40 anni. Poi uscirà tra poco, uscirà, sta lavorando adesso sulla post-produzione, ha vinto nella sezione Orizzonte della Mostra del Cinema di Venezia con Kotoko, forse avete sentito Nobi e Fuochi sulla pianura, anche questo passato a Venezia, un atto d'accusa contro la guerra fortissimo. Pensate che il film è del 2014 e tuttora ogni anno in agosto viene distribuito nelle sale in Giappone per ricordare la follia che la guerra rappresenta. L'ultimo è stato nel 2018, sì, Killing, un film in costume, anche questo ambientato appunto a secoli fa, ma con la stessa istanza, contro la violenza dei samurai e così via. Allora, molto velocemente, volevo parlarvi di tanto altro, ma non c'è possibilità di dilungarmi troppo. Quindi volevo parlarvi di due grosse novità del cinema giapponese degli anni 20, degli ultimi 20 anni, non degli anni 20. È vero che siamo negli anni 20 del nuovo millennio, in effetti si potrebbe dire. Uno rappresenta, sempre e soprattutto nell'ambito del cinema giovanile, la nascita di tre generi che sono venuti fuori uno dietro l'altro. Il primo viene definito survival, della sopravvivenza, proprio anche in giapponese si chiama survival key. Il film che ha inaugurato questa corrente e che è stato ridistribuito un paio di mesi fa nelle sale anche in Italia in una visione digitalizzata, non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di vederlo, l'ha comprato la Cecchigori, l'ha restaurato e l'ha presentato da poco, e questo Battle Royale di Fukasaku, che è stato poi, io mi posso permettere di dire chiaramente, del tutto scopiazzato da Hunger Games. Scusate, non lo vuol dire nessuno chiaramente. Sì, prego. Ah, no, scusi, avevo fantasy, io mi scuso. No, no, prego, prego. No, mi scusi, avevo capito il contrario. Ah, ok.
Perché questo film parla di un gruppo di giovani di serie B, il film si apre proprio con la classe B, quindi chi nella società non ha proprio speranza di integrarsi, che viene mandato in un gioco al massacro, manovrato per il piacere mediatico, no, dagli adulti, per cui su un'isola dovranno uccidersi uno con l'altro e solo uno potrà sopravvivere. Al collo hanno dei collari che faranno esplodere tutto se questo non viene mantenuto. Questa no, è tutt'altro che una storiella leggera, è proprio una corsa al massacro sociale, psicologico di questa gioventù ormai data allo sbando, no? Con i genitori che non sono più in grado di guidarli. Questo film ha avuto poi moltissimi seguiti, quindi il genere tuttora è molto, molto importante. L'altro genere che si è fermato è quello definito tipi di mondo, giapponesi Taipei, che ha avuto soprattutto una grande importanza nell'ambito delle animazioni, più che del cinema live. Tipi di mondo, non so se qualcuno di voi ha mai visto l'animazione La voce delle stelle di Shinkai, lo stesso di Your Name per intenderci. Ecco, questi film qua raccontano, come nel caso di questo, ormai non c'è tempo per farvi vedere molto, ma di una coppia di giovani, di solito sono eterosessuali, non è prevista, sono sempre un ragazzo e una ragazza. Noi di questi ragazzi non conosciamo niente, non sappiamo cosa è successo prima, cosa è successo al mondo, non ci sono le istituzioni, non sappiamo chi ha la responsabilità. Sappiamo solo, come nel caso di questo film, che devono separarsi perché lei parte nello spazio per salvare l'umanità e lui l'aspetta e loro hanno bisogno uno dell'altro. Quindi giovani a cui addirittura è affidato, in modo anche duro e tragico, il destino dell'umanità intera. Però noi non sappiamo per quale motivo lo fanno, non è necessario saperlo, è solo per dare un senso all'esistenza di questi giovani. La più recente di queste correnti, e degli ultimi 4-5 anni, è quella definita Momenti del quotidiano, che invece delle tre è la più leggera, la più, proprio senza momenti drammatici. In questo caso abbiamo sempre giovani, gli adulti sono spariti completamente, per esempio in questo film che vedete qui, l'unico adulto che si vede arrivare è il bidello della scuola. Come tutti i film sui giovani, o come quasi tutti i film sui giovani, ambientati in estate, perché sapete l'estate è un po' il simbolo del passaggio dall'adolescenza all'età adulta, e li vede lì che preparano dei film per la gara scolastica, eccetera, con toni leggerissimi, non ci sono drammi, non ci sono niente di tutto questo. Quindi siamo entrati adesso nella fase del bisogno di leggerezza che la gioventù sente, di cui sente di aver bisogno. Poi abbiamo ancora 5 minuti, molto velocemente. Sì. Concludo. Volevo dare un'ultima novità, che è quella della presenza sempre più forte del cinema femminile in Giappone. Grazie all'avvento del digitale, grazie alla nascita di tantissime scuole dove le donne possono finalmente affacciarsi sulla scena. Molte c'erano anche in passato e venivano legate a film di genere, ad esempio sull'horror. C'era chi faceva film porno, nel senso della regia, film porno come attrici del porno che diventavano registe, ma molti anche hanno cominciato, mossi i primi passi nel documentario, come Kawase, la Kawase che ora è famosissima, e molti altri. Molte si sono formate a livello internazionale, studiando cinema in scuole di tutto il mondo, portando in Giappone elementi di novità notevoli, questo va rimarcato. Moltissime provengono da altri media. Chi ha fatto music video, chi ha fatto pubblicità, chi invece... E poi passano al cinema portando queste esperienze ibride. Io volevo presentarvi uno degli esempi più importanti all'interno di questo dal mio punto di vista, perché lei nasce negli anni 90 per quello che era un movimento pop, tutto femminile, di fotografe, il gruppo delle ragazze che si autofotografavano in casa, ribaltando completamente l'idea della donna classica giapponese, no? Quindi molto molto pop. Ninagawa Mika, questo è il nome della regista, che è anche una importantissima e famosissima fotografa. Le sue mostre fotografiche sono esposte in tutto il mondo, nei più famosi musei, ed è un po', se si vede il film di Mika, l'equivalente in termini di forza dell'immagine, eccetera, un po' di Mika femminile, di impatto. Lei ha ripreso tutta la cultura pop, quella che piace tanto anche a chi è più giovane da noi, no? E carino, l'idol, eccetera, il kawaii e tante altre cose insieme, li ha messe tutti insieme. Di solito, tra l'altro, predomina nel suo cinema e nelle sue fotografie il colore rosso e il fiore di ciliegio, per dare invece, per rappresentare invece gli aspetti più violenti della sua società,
la mercificazione del corpo e tantissime altre cose. Io volevo, giusto perché potesse sentire, e qui siamo davvero in chiusura, farvi vedere una composizione di immagini tratte dal film di Nina Gavamica. Scusate, vedrete moltissime riviste, tutti i media che commercializzano il corpo, fanno parte del suo mondo, guarda, eh. Così rapido, così lento in qualche modo. Ecco, vorrei chiudere con questa slide qui, semplicemente. Questi sono i principali generi filmici che in qualche modo hanno comunque continuato ad affermarsi in questi anni, racconti di viaggio, perché sapete, se non si è più stanziali, se non si hanno più radici, si diventa un po' easy rider, anche se vogliamo. Poi i criminali, tantissimi film sulla criminalità, quelli storici, commedie. Moltissimi film che dedicati al cibo, perché anche il cibo è un modo per aggregare famiglia, eh? Il piccolo ristorantino, gestione familiare, così via. E soprattutto film di impegno come quelli dedicati a Fukushima, per esempio, oppure al discorso sul gender, di qualsiasi genere, e così via. Di fatto, ricordate che ogni anno in Giappone si producono 600 film. Io ho cercato di vederne il più possibile, però è davvero difficile stare dietro. Ecco, chiudo qui perché mi sono dilungata troppo, scusatemi. Bene, allora, intanto ringraziamo la professoressa Magnani perché di questa presentazione in realtà si giustifica proprio perché questi cluster tematici che adesso la professoressa ci ha presentato sono tutti presentati all'interno del volume e posso dire veramente che c'è un aggiornamento incredibile perché il volume è aggiornato fino al mese scorso più o meno, quindi troverete titoli che in realtà quasi quasi sono ancora al cinema e quindi potrete andare ad approfondire questi nuclei tematici, veramente c'è l'imbarazzo della scelta e una ricchezza, no, di titoli e di film e di registi incredibile, con una poi la relativa analisi molto specifica che tu riesci a fare. E volevo giusto utilizzare questi 5 minuti a disposizione per così porti qualche domanda. Intanto volevo chiederti un po' come si posiziona il cinema giapponese contemporaneo, quello che tu descrivi nel volume, rispetto anche alle altre produzioni asiatiche che comunque stanno riscuotendo molto successo in Italia. E secondo te anche quali sono gli elementi di maggior presa, no? Del cinema giapponese sul pubblico italiano, no? Giusto, sì. Sono sempre più numerose, soprattutto a partire dall'inizio del 2000, le coproduzioni tra differenti paesi asiatici, ma anche con l'Occidente, perché si punta proprio a una distribuzione asiatica. Quindi c'è un cinema giapponese prodotto per il mercato taiwanese, cinese e viceversa. Questo è molto importante perché questo osmosi permette, esatto, di portare codici molto importanti, oltre che muovere soldi per finanziare i film, molto importanti. È un po' diversa la situazione che lega il cinema giapponese ai paesi europei, dove ancora questo riversamento è molto molto limitato, perché a parte qualche raro caso, tipo questo regista Suwano Buhiro che realizza tutti i film a Parigi, ma sono rari casi, perché in realtà noi abbiamo un'idea del cinema giapponese che è un po' falsa,
noi vediamo appunto sui 600 film l'anno soltanto quelli violenti, no? Scegliamo solo quelli, ci piacciono quelli, eppure è una quantità esigua rispetto a tutte le commedie, a tutti i film d'amore, a tutte le altre cose, eccetera. Quindi si tende, laddove ci siano delle corporazioni, a far sì che sia su quei generi piuttosto che piuttosto invece di andare a come dire, ad aprire. Mi pare di capire che ci fosse, c'è stato anche un accordo recentissimo, no? Tra Italia e Giappone, no? Sì, sì, ce ne sono stati tanti, però normalmente si tende, questi accordi qua sono soprattutto tenuti da centri governativi o film governativi che tendono anche ovviamente a favorire il turismo, un po' come funzionano le nostre film. Con Giappone anche, sì, in Giappone tendono a portare, no? Ovviamente in entrambi i versi, certo. Esatto. Un flusso turistico, eccetera, però anche lì si cerca di lavorare su generi specifici piuttosto che abbracciare la totalità, naturalmente. Certo. Ti volevo chiedere anche un'altra cosa, perché noi ci siamo già siamo intervenuti la scorsa volta qui con Corinda, no? Con le riflessioni che ha fatto lui stesso, appunto, rispetto anche ai festival che era messo internazionali. Noi vediamo spessissimo registi giapponesi partecipare, no? A queste kermesse internazionali, molti, lo dicevi tu prima, appunto, devono molto a Venezia, altri invece sono più legati, diciamo, a Cannes, no? E come spieghi però la mancanza anche di un festival affermato in Giappone? Perché sono gli stessi registi giapponesi che fanno autocritica, no? E dicono, beh, strano che in realtà in Giappone non si sia sviluppato un festival del cinema internazionale della caratura, no? Certo, no, no, ma infatti c'è naturalmente il Tokyo Film Festival che è molto grande, eccetera, esatto. Ma non riesce in particolare, raggiungere. Infatti viene sempre molto criticato. No? Esatto, non riesce a raggiungerlo perché strizza l'occhio, scusate, io lo dico molto chiaramente, certo. Non dovrei per diplomazia, ma strizza ancora troppo l'occhio agli aspetti più commerciali della distribuzione, non del festival. Però c'è da dire che ci sono due festival e anche qualcuno in più, invece di quelli specifici che sono ottimi. Per esempio, Yamagata Documentary Film Festival è una delle vetrine mondiali più esclusive, migliori in generale per il documentario. Oppure c'è il Festival dell'Animazione di Hiroshima, che con quello di Annecy tuttora è uno dei più importanti al mondo. Di fatto quelli a vetrina ampia, tipo come funziona Venezia, con la mostra del cinema Venezia, oppure Cannes, Lugano, tendono ad avere grandi difficoltà, anche perché hanno un forte avversario vicino, dobbiamo dire anche questo, che è la Corea, perché il festival di Busan è molto molto più interessante, per dire, no? Perché se uno si deve spostare, soprattutto considerando l'insularità del Giappone, i voli sono più cari, vedendo, no? Però se, effettivamente dovrebbero dare un taglio in più. Lo stesso Kitano si era messo a fare un festival con il Filmex e lui stesso l'ha abbandonato a un certo punto. Ha detto, ma basta, questa cosa non fa. A parte che ha abbandonato anche il suo office Kitano, sì, abbandona spesso le in generale. Senti, ti volevo chiedere anche, cosa ne pensi un po' della distribuzione sulle piattaforme on demand? Pensi che abbiano contribuito a, in qualche modo, una buona divulgazione del cinema giapponese? C'è una buona selezione secondo te? Oppure si tende sempre un po' a reiterare questo stereotipo, no, del Giappone come cultura altra, diversa, lontana, no? Si tende di solito a continuare a presentare questi film, quelli per esempio che sono passati al Far East, oppure quelli che hanno avuto, non so, che ha dato nel manga, moltissimi, lo stesso Klaus Zero per esempio, uno di quelli, no? Ha avuto molta popolarità, oppure su piattaforme come Mubi per esempio, che sono esclusive, tendono a ripresentare i classici o i grossi nomi. Effettivamente mancherebbe questa, come dire, un vero canale che permetta l'accesso a tutto. Anche se paradossalmente, se voi scrivete Japanese Movie English in YouTube, troverete una marea di film. È pazzesco quanti, anche contemporaneissimi. Solo che naturalmente non li trovate col titolo originale, perché altrimenti vengono subito cancellati, ma io ho provato con molta pazienza a dare un'occhiata. È strapieno di film giapponesi, anche relativamente nuovi, disponibili gratuitamente per tutti, per cui sì, però lì non c'è possibilità, cioè navigare un po' a senso in qualche modo, non c'è tipo web, no? Non c'è un vero canale che possa, comunque certo. Corea, vi segnalo che è attualmente anche su Netflix con una serie, quindi anche i grandi si convertono a queste piattaforme qui.
E possiamo anche dire che Kore-eda interverrà anche al Kafoscari Short Film Festival, quindi vi invitiamo dal 22 al 25 di marzo a venire a Venezia al Kafoscari Short, interverrà in diretta, verrà intervistato, no? E, bene, detto ciò, io vi invito veramente a leggere la storia del cinema giapponese del nuovo millennio, perché perlomeno io l'ho letto e vi dico che veramente è uno scrigno prezioso di informazioni per chi di voi appunto si studia, si interessa di cinema giapponese. Noi possiamo fare l'ultimo applauso. Non so se abbiamo tempo, perché siamo veramente. Abbiamo tempo per una domanda molto flash, non di argomento, diciamo, puntuale. Anche perché il film che segue è bello, Sì, molto bello. Non mi voglio togliere spazio. Prego. Sì. Io sono un assoluto neofita e le chiedo: il Far East Film Festival, quanto sono vivo un'ora da Udine? Non l'ho mai frequentato. Quanto è quotato? È diventata la vetrina più importante sul cinema commerciale asiatico, questo sicuramente. Ma naturalmente è difficile trovare lì il prodotto d'arte, perché nella loro politica è una scelta fatta dall'inizio, no? Sì. Loro amano quello che viene definito cinema di genere, oppure la commedia più leggera, oppure... Possiamo dire un po' mainstream, no? Mainstream, ma molto commerciale, perché giustamente quello che avevano scelto all'inizio, di dare quello che gli altri festival non danno, e quello che non danno gli altri festival è proprio il commerciale, no? Quindi questo significa molto pop, molto light, molto... C'è stato anche Mickey con alcuni film, come Zebraman e Yattaman, per dire, sì. Quelli ritenuti più commerciali. Quelli un po' più di spessore sono andati alla Mostra del Cinema di Venezia. Ma ripeto, è una scelta ben precisa che, devo dire, allora... Di posizionamento. L'ha reso moltissimo, quindi è molto importante come scelta. Certo. Bene, a questo punto dobbiamo proprio salutare. Okay. La inviteremo ancora. Un applauso ancora. Buon episodio del film, che è veramente stupendo. Ci rivedremo presto su questi canali. Grazie anche al Paolo Pellicano. Grazie a voi. Thank you.